Come va? Come va? Come va? Tutto siamo ok? Tristi. È l'amore. Siamo tristi. Siamo tristi. Ci manca, è inutile dirlo. Quando non c'è, si sente. Noi siamo tristi. Sì, c'era troppo silenzio. Siamo arrivati qua ed era un mortorio. Cioè, non c'era, non si sentiva il suo profumo. Non c'è il nostro Uccio! Ma la realtà è che noi l'abbiamo inviato a fare come al solito l'inviato speciale. Esatto, perché noi siamo sempre sul pezzo, noi di Radio Popizza e di Devi Ridere di Più. Sì. Siamo sempre sul pezzo. E approfittiamo a dare i contatti di Radio Popizza, chiamate in diretta 080 524 5654. Messaggi su WhatsApp li potete inviare al 338 48 20 101. Poi c'è lo streaming di radiopopizza.it e noi siamo anche in diretta Facebook sulla pagina ufficiale di Uccio De Santis. Ma essendo noi baresi, sì. Sandana con vai. Allegro Pellegrin Sandana cola va partì. Allegro Maranar Sandana cola va per mar. E non potevamo non onorare. Festeggiare anche noi. E Annabella, a tal proposito, mi faccio istituzionale direttamente da Wikipedia. Vi leggo che oggi è San Nicola. San Nicola di Bari è venerato, noto anche come San Nicola di Mira e bla bla eccetera eccetera. È venerato come santo della Chiesa Cattolica, della Chiesa ortodossa e da diverse altre confessioni cristiane. Fu vescovo greco di Mira, oggi Demre, una città situata in Licia, una provincia dell'impero bizantino che si trova in Turchia. Allora, la sua figura ha dato origine, questo è molto importante, però non svegliamolo troppo ai bambini, alla tradizione di Babbo Natale, personaggio noto anche al di fuori del mondo cristiano. Le sue reliquie sono conservate a Bari e a Venezia, sebbene la collocazione barese sia assai più nota e celebrata. Difatti oggi partono i festeggiamenti. Alcune tracce dei resti sono conservate in altre località italiane ed estere. Ma quante ossa c'aveva sto San Nicola? Di lui Dante scrive una terzina nel ventesimo canto del Purgatorio, che dice così: esso parlava ancor della larghezza che fece Niccolò alle pulcelle per condurre ad onor lor giovinezza. E appunto per questo ricordiamo alle ragazze in cerca di marito che il 6 dicembre mattina, per esempio, dopo la messa, possono lasciare un messaggio scritto a San Nicola che leggerà sicuramente. Non ha Facebook. Nelle fessure della colonna miracolosa. Esatto. Perché dal 2007, non è più possibile girarci intorno tre volte perché l'hanno ingabbiata. Che io non ho fatto in tempo. Motivo per cui io e te siamo fregate. Ma pur volendo non ci passa niente. Troppo stretto. Vabbè. Dici autoironia del piffero. Ecco. E l'argomento del giorno, cari amici, è il matrimonio. Il matrimonio, questa bestia. Ma prima di tutto, noi abbiamo delle news. Abbiamo le news. Al supermarket esplode scatola di piselli. 5 donne incinte. Che grande news. E noi dove eravamo? Suona il citofono ma si dimentica di scappare. Ragazzo diventa testimone di Geova. Ah però. Ma a questo punto io mi collegherei con l'inviato speciale. Che invece ci fanno così. Approfittiamo. Aspetta che c'è Tony Barracane. Noi di fronte abbiamo, voi non lo vedete il nostro backstage. Noi di fronte abbiamo la regia. Ringraziamo Tony Barracane, Fabio Scoccia e Renzo Belviso. Grazie che ci danno. Noi abbiamo al telefono il nostro guru Uccio. Pronto? Ciao, tu ci manchi. Ragazzi, Si sente poco, Uccio, devi parlare al telefono. Devi parlare un po'. Sto parlando, mi senti? Adesso sì. Sì. Dicevo, visto che Daniela che hai detto alle donne di scrivere di andare a San Nicola, dovete andare voi per prime. L'abbiamo già detto, caro non lei. Non ci passiamo a tornare. Ma rimarremmo incastrati. Fatemi dire una cosa importante agli amici che ci seguono. Per favore, amici, io sono qua, chiedo scusa, ma perché sto organizzando un evento straordinario. A parte che ieri ho fatto una gara politica, poi ne parliamo dopo, però io sto organizzando la serata del 13 agosto qui a Taormina, al Teatro Greco. È straordinario, ragazzi. Bellissimo. Vediamo l'ora. Potete venire anche con i pullman da Bari, da Puglia, da Lecce. Sì, organizzo i pullman. Taormina la mattina e poi serata, venite questo teatro
straordinario, il Teatro Cristo di Tormino, che secondo me è il più bello in Europa. Bellissimo, Uccio, fantastico. Ma parlavi prima di una marcia, di che? Della marcia longa? Ho fatto la marcia longa qua. Ma veramente? Sì, guarda, mentre correvamo, tu immagini che un bambino è caduto e si è sguciato il ginocchio e se l'è mangiato. Senti, Uccio, ma sono venute anche altre persone da Bari? Sì, no, perché sono da solo, secondo te dica posso venire da solo? È venuto Umberto, Enrico, Giovanni, Paolo, sì, tutti sono venuti. Senti, non Umberto Sardella. No, non Sardella, no. Anche Umberto, perché è troppo vecchio per correre. Umberto Colaiani, bravissimo. Senti, e com'è andata? No, è andata bene, proprio per Umberto, tu immagini Umberto primo. No, e Paolo? Paolo sesto. Ah, sì. Senti, ed Enrico? Enrico ottavo. Senti, Uccio, e Giovanni? Sì, Giovanni, 23esimo, immagino un po'. Quello è sempre lento. Senti, visto che ci... Allora, il tema del giorno è il matrimonio, quindi la relazione, insomma... Senti, io volevo chiedere a te, che sei il nostro guruccio e anche a distanza ci dai delle perle di saggezza. Se una cosa ti prende fisicamente, che cos'è? Cioè, ti prende... Fisicamente, che cos'è? Beh, è molto chiaro, diciamo, ne parla l'enciclopedia, ne parlo io. Ti prende, hai detto fisicamente? Fisicamente. E quella non può essere che attrazione, capito? Quella attrazione che ti prende fisicamente e quella diventa attrazione. Ho capito. E se ti prende caratterialmente? Quello è feeling. È feeling. Senti, Uccio, invece se ti prende dappertutto... Quella è Radio Maria. Non è Radio Popis che non vedi, quella è Radio Maria. Puta! Ci spengono il microfono. No, raga, è un periodo di festa, si sa, a Bari, noi trasmettiamo da Bari, quindi immaginate tutto chiuso, il 7, l'8, domani ancora peggio. Sì. Però noi andremo in onda e ricordiamo agli amici che domani abbiamo 8, 9, 10, 11... le ultime 4 puntate di questa bella esperienza. Ci sono delle novità, perché da Tormina a domani metterò i cannoli là sul tavolo nostro. Mangeremo cannoli, torni con i cannoli. Sì, sì. Non vediamo l'ora, ti vogliamo vedere ancora di più adesso. Quando, a che ora torni? A che ora? Ma grazie, la cellulite ti ringrazia. Domani mattina, io vi vedo, perché noi amici qua... Magari tanti ci sentono adesso sull'applicazione di Radio Popizio, in macchina, però io vi vedo perché sto collegato con la mia pagina di Facebook. Sì. Vi vedo, siamo arrivati. Appena ho iniziato la telefonata io, sono aumentati gli ascolti. Simpaticone! Ma la gente non sa che alle vostre palle c'è Brando. No. Brando è elegantissimo poi oggi. Poi abbiamo anche Umberto che la faccia sempre triste, ma io non capisco. Ah, perché ci hanno... Iniziamo la settimana così, è negativo. Ma perché ci hanno dato una sorta di accompagnamento per tenercelo, perché lui è l'anziano del gruppo. Va bene, ragazze, io sto a Tormino, non è che posso stare a pensare a voi. Giustamente. Prendi tutto il sole che puoi e porta i cannoli. Porta i cannoli. Ehi, ti vogliamo... Fai dei cannoli, poi che ne fai dei cannoli? Smettila! Che siamo in fascia protetta! Li mangiamo con gusto. Ciao, amoruccio nostro! Ma non esagerare. Ma poi sono entrati in una pasticceria, ragazze. Beh. Sentite questa, che è una cosa assurda. E stavano facendo il... dove fare i cannoli, insomma. Beh. Stavano facendo alcuni dolci. E questo qua prendeva la pagnotta e la metteva sul petto e la strutinava. A petto nudo? Perché fa caldissimo. Guarda, una cosa, prendeva la pagnotta, la metteva sul petto e faceva la pagnotta. Io ho detto, ma scusa, che schifo. E lui si faccia i petti suoi, che schifo. Madonna, che schifo. Ho visto che il pelo è andato in una pagnotta, Madonna, che schifo. Insomma, alla fine questo mi ha guardato così, ha fatto, senti, giovane, se passi stasera ti faccio vedere come faccio il buco alle ciambelle. No, ci censurano prima o poi. Che schifo. Vabbè. Grazie, Uccino, ci manchi. Portaci i cannoli. Ragazzi, per questo. E poi sto preparando delle belle sorprese da domani, dopodomani, i grandi VIP del mondo dello spettacolo. Wow, saranno onorati. No, noi di Radio Popizza, noi ti devi ridere di più con Altimone Uccio. Cioè, andiamo dappertutto. Mi hai chiamato Trimone, non ho capito. No! Vabbè,
Cuccio, ciao, dobbiamo chiudere il collegamento. Ciao, ti vogliamo bene, ci manchi in porta cannoli. Ciao. Allora ciao. Torniamo al tema del giorno, che è il matrimonio. Annabella, io ero curiosa di sapere tu come fossi con gli uomini. Cioè, perché io ti vedo una tipa tosta, no? Ti vedo proprio... Sì, è vero, sono una tipa abbastanza tosta, devo dire. Però c'è da dire che al momento giusto, all'uopo, sono anche un pezzo di pane. Allora, abbiamo capito, sei un tostapane praticamente. Ma non li abbiamo ancora presentati. Ma presentiamo, dai. Roberto Sardella, oggi non avevamo nessuno da chiamare, quindi abbiamo chiamato loro. Ma benvenuti, grazie. E anche abbiamo qui un cravattato, diciamo. L'abbiamo già detto, l'abbiamo già presentato. Bravo. Sì, ti vuoi sedere su di me? Sì. Vuoi sederti su di me, Brando? Sono venuto apposta. Perché io devo vedere queste scene? Sono venuto apposta. No, Brando, aspetta. Sono emozionato, grazie dell'invito. Vabbè, non sapevamo chi cacchio chiamare. Comunque. Sì, gentilissimo. Allora, visto che il tema del giorno è il matrimonio. Sì. Umberto, che cos'è il matrimonio secondo te? Il matrimonio, diciamo, è un momento importante della vita. Ecco, diciamo che è l'arte di risolvere insieme i problemi. Però... Che da solo non avresti. Senti Umberto, ma visto che, voglio dire, molte persone tra i nostri radioascoltatori, i tele virgolette spettatori, i Facebook spettatori che ci seguono dal profilo di Uccio, sono tutti molto curiosi, in realtà a loro piacciono le nostre gesta artistiche, ma in realtà sono molto curiosi di sapere qualcosa della nostra vita privata. Ecco. E visto che sei qui, caro vecchio, ma tu Sardella, tu sei sposato? Sì, sono sposato da più di 25 anni. Capperi! E va bene il tuo matrimonio? Sì, facendo le corna, sì. Ma no, per scaramanzia, no? Poi chi l'ha capito... Poi, senti, Brano, e tu? No, se possiamo cambiare l'argomento, è meglio. Dai! Perché? Va bene, dici qualcosa di tuo, no? Del matrimonio, proprio? Sì, del matrimonio. Tu che cosa pensi del matrimonio? Cosa pensi? Proprio oggi. Dell'amore. Oggi che cosa pensi? Proprio oggi che mia moglie se n'è scappata col mio migliore amico. Aspetta, non ho capito. Mia moglie oggi se n'è scappata col mio migliore amico. No. Scusa, chi è questo qua? Ma io veramente non lo conosco. Ma da oggi è diventato il mio migliore amico. Ma lo fai trucchi anche un... No! Quando lo conoscerò, poi... Certo che oggi abbiamo trovato un argomento. Argomento un po' controverso, a parte gli scherzi, volete il mio pensiero sul matrimonio? Sull'amore? Ma intendiamo. Sull'amore, secondo me... Sì. L'amore è la luce della vita. Già vedi. È il matrimonio, la bolletta che ti arriva da oltre. Sei un demente. Ragazzi, creiamo un po' di atmosfera. Magari se abbiamo una musica struggente. Sì. Dai, struggiamo. La musica che strugge. Immaginatevi la scena. Fabio. Sì. Lui sta uscendo. Sì. Lei lo ferma sulla porta. Sì. Il dialogo sofferto, appassionato. Allora, vai. Sì. Quindi, hai deciso. Lo sai che non posso dire di no. Già, capisco. Dai, non essere triste. È stato bello, vero? È stato meraviglioso. E quanto meraviglioso? Più delle stelle del cielo. Ma perché non resti ancora qui con me? Perché non ne posso fare a meno. Oh, promettimi che mi penserai. Promesso. Promettimi che tornerai. Promesso. Prometti. Oh, sì, mi fai andare al cesso, sì o no? Ehi, no! Ma non ho capito, tutto per spoetizzati. Abbiamo una telefonata, pronto? Devi ridere di più di parte. Ciao. Sì. Ciao, buongiorno, sono Giovanni da Salice. Ciao, Giovanni. Salice. È venuto il mio amico Umberto. Che brutte amicizie che hai, ragazzi. Sono i miei migliori amici, figurati. È meglio avere Umberto come amico che 100 cani. Senti un po', c'è un piccolo riferimento per caso alle sue doti artistiche, perché sai, nel settore cane è l'attore poco capace. Guarda, che io sto... morde. No, guarda, se mi morde a me muore.
A posto. Che cosa vuoi dirci in brevissimo tempo? No, guarda, io vorrei sapere solamente, anzi, vorrei farvi solamente un augurio della trasmissione. Grazie. I believe you, brother. E poi ti spieghi che significa. Che peccato, c'è peccato, vabbè, oggi ce l'hanno dato, vabbè. Grazie. Una domanda a Umberto. Sì. Umberto. Dimmi. Mi devi dire quando devi tornare di nuovo a Lecce. Prendiamo un appuntamento e vengo. Qual è il problema? Io ci verrei tutti i giorni, io ci verrei ogni minuto. Spezziamo un'arancia a favore del Salento, che della nostra regione è uno dei posti più belli. Tra l'altro, è vero, tanti pezzi di tutti i Mudo sono stati girati nel Salento. Esatto. E abbiamo trovato, oltre che il calore della gente del Salento, mm-hmm, abbiamo trovato tanti bellissimi posti, mare meraviglioso, altro che Sardegna. La Sardegna ce l'abbiamo noi in Puglia. Lo dice un pugliese doc, Santa Paz. No, questo è vero proprio. Sì, è vero, è vero. Il Salento è il più invitiato da tutti. Sì, vero, è vero, è stupendissimo, però purtroppo non ci possiamo trattenere al telefono perché i tempi radiofonici sono terribili, devastanti. Noi ti ringraziamo tantissimo per i complimenti, ti ringraziamo per l'augurio e ti auguriamo... È meglio un salice salentino che un salice piangente! Che bella! In questo momento sta piangendo veramente Salice. No, per favore. Verrò per favore. Io e farò ridere. Vabbè. Grazie mille, buona giornata. Ciao Giovanni. Scusa, Brando, potresti accomodarti? Mamma mia, quanto sei pesante. Aia. No, ma perché... Salutiamo gli amici della Sardegna, se no c'è quella rivolta. Ciao ragazzi, esatto, ma che ci seguono. Purtroppo lui, Umberto, è un po' così, poverino. Vabbè, niente. Sarà bandito dalla Sardegna. Sarà bandito, ben. Allora, a proposito, Umberto, scusate, voglio... Ieri ti ho visto al parco con quel bimbo di colore stupendo. Hai visto? Ma quei ricciolini neri. Madonna mia, una cosa bellissima. Sì, ma sì, chi è? Come chi è? Mio figlio. Sì. Tuo figlio. Ah, ma quindi tua moglie è di colore. No, mia moglie è italiana, proprio bianca, che pur se la mette al sole non si abbronza nemmeno. Ah, è di colore. Ah, ma l'avete adottato, che bella cosa! No, quello è un figlio naturale di mia moglie che l'abbiamo fatto io insieme, perché è venuto questo bel bambino. Cioè, è venuto questo bel bambino. Tu sei bianco, tua moglie è bianca. Cioè, io dicevo, allora, se tu sei bianco, tua moglie è bianca, perché il bambino è di colore? Scusami. Ah, giustamente, tu ti chiedi, ma perché il bambino è di colore? Ma te lo spiego io. Quando è nato il bambino, mia moglie non aveva il latte. Allora l'abbiamo fatta allattare da una tata di colore, quindi bevendo il latte della tata di colore il bambino è diventato nero. Sì, probabilmente, glielo diciamo, senti Umberto, sì. Ma tua mamma è ancora in vita, sì? Sì, grazie a Dio, sì. Senti, perché non le fai una bella telefonata? E perché non le chiedi se per caso, tu da piccolo non sei stato, per esempio, allattato con il latte di cervo? Non glielo devo chiedere. Chiediglielo, saporito e molto nutriente. Ma Brando, elegantissimo Brando, ragazzi. Brando, ve ne siete accorte? Sì, sei un gran figaccione. Grazie. Scusa, Brando indossa una giacca antracite scura, sì, con cravatta necessariamente rossa. Sì. Modello funzionario di banca. Sì, molto modello, io ce l'ho, tu no. Sì. Vabbè, come mai tutta questa eleganza? È stata una sorpresa di mia moglie. Tua moglie, ma quindi qualche ricorrenza? No, ecco perché è una sorpresa, perché non c'è stato nessun anniversario, nessuna ricorrenza. Così, lei ti ha regalato... Praticamente, ieri sera io sono tornata a casa, in anticipo, e ho trovato questo vestito sulla poltrona. E me lo sono preso. Ma è della tua misura? No, mi va un po' strettino. Comunque bene, stiamo qui a sottilizzare queste cose qua. Che bella sorpresa che mi ha fatto. Senti, Brando, ma tu hai mai assaggiato latte di cervo per caso? Ci chiedono ragazzi, è arrivato un messaggio, ci chiedono il sostantivo parentesi, se è maschile o femminile. Parentesi. No, lo so io, maschile. Parentesi finisce con la i, maschile. Ma che dice, femminile? Dai Umberto, non... Assolutamente no. Maschile, parentesi. Quando finisce con la i è maschile. Ma che stai dicendo? È femminile per forza, cioè il sostantivo parentesi è femminile. No, maschile. Scusate, scusa una bella, ma devo dare ragione ad Umberto.
Perché ha ragione lui, è maschile. È maschile. Ho ragione. Ho visto anche su Google. Beh, su che? Si evince su Google. Google. Sì. Si evince. Sì, sì, è maschile. Ma tra l'altro io non ho mai sentito parlare di suor parentesi. No. Che c'entra? C'entra. Perché invece fra parentesi sì. E quindi maschile. E quindi è maschile. È calato il cielo, ma torniamo al tema torniamo della puntata, al matrimonio, no? Al matrimonio, e vi racconto un fatto realmente accaduto. In un bar, in un ristorante, una coppia ai Caraibi è seduta all'aperto in un tavolino di fronte ad un mare meraviglioso, ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso? Il pelo, tanto l'uno quando canti. Cioè. A te qui, a me, vabbè. Vabbè, si incontrano. Tesoro. Amore mio. Grazie. Questo posto è bellissimo. Ti piace? Sì. Solo per te l'ho fatto, dai. Quando si avvicina il cameriere e domanda: il signore cosa prende? Senti, per me facciamo aragosta e champagne. Benissimo. E per la signora cosa facciamo? Per mia moglie? Sì, mandale un fax e dile che sto da Dio alla grande. Vai, mandale un fax, vai. Amore mio! Ma siamo, come ha detto già il nostro guruccio, all'ultima settimana di programmazione. Piangiamo un po'. Stai piangendo alla Brando. È vero, purtroppo l'influenza di Brando per me è micidiale. Siamo all'ultima settimana di programmazione. Visto che li abbiamo in effetti trascurati parecchio, i nostri paladini del Mudù, i carabinieri, vogliamo giocarci la carta Matu Sardella, Brando Rosi? Perché? Perché non ci deliziate con qualche barzelletta? No, vabbè, al momento non è che... Con la cuffia. No, scusate. Questi sono i carabinieri. No, al momento che io sto ricevendo una telefonata, ecco, attraverso la cuffia. Pronto? Pronto? Sì, chi è? Caserma dei Carabinieri? Con chi parlo? Dottor Sardella? Sì, chi è? A Caserma dei Carabinieri, sono il Brigadiere Rossi. Brigadiere Rossi, carissimo! Mi dica tutto. E allora, la settimana scorsa si ricorda è venuto a fare la denuncia per il furto della sua auto? Sì, sì, voi non lo sapete, la scorsa settimana mi hanno rubato la macchina. E allora mi dica, Brigadiere. Abbiamo una notizia bellissima! Cioè? Abbiamo ritrovato la sua auto! È una bella notizia. Che non si dica perché i carabinieri sono solo quelli delle barzellette. No, mai sia. Vabbè, grazie Brigadiere. Quindi avete ritrovato la mia macchina? Abbiamo ritrovato la sua auto. Sì. Una domanda: in che stato si trova? In Italia. Scusa, che domanda. Vabbè, forse è meglio, ma chi è? È meglio che me la risparmiamo questa domanda. Vabbè, senta, Brigadiere. Sì. Allora, io devo spiegare alle mie due colleghe qui. Sì. Io e il Brigadiere Rossi abitiamo di fronte. Sì, sì. Ah, cioè, nella stessa strada. Siamo dirimpettati. Stesso piano, siamo a 3-4 metri di distanza. La mattina ci salutiamo, non so, magari lo invito anche a prendere il caffè. Senta, visto che stiamo parlando di questa cosa qua, Brigadier, posso fare un appunto? Un appunto? A me un appunto? Vabbè. Allora, la sera, quando lei e sua moglie, chiudi le finestre, perché... No, non ho capito niente. Dottor Sardella, che cosa vuole dire? Non ho capito. Allora, sarò più chiaro. La sera, quando lei e sua moglie fate l'amore, chiudete le finestre. Sì, ma continuo a non capire che cosa c'entrano le finestre. Cosa c'entrano? Allora, perché devo chiudere la finestra? Allora, Brigadier, sarò ancora più esplicito. Ieri sera si vedeva tutto. Ma sì. Ma che c'è? Io ieri sera non stavo a casa. Sì. Si è sbagliato, dottor Sardegna. Latte di cervo? Latte di cervo è oggi. Fiumi di latte di cervo. Chiedo scusa, dottor Sardella, adesso approfitterei io di questa telefonata, visto che ormai siamo in confidenza, siamo dirimpettati, siamo vicini, no? Come si dice, come si suol dire. E allora, volevo chiedere una cortesia, ecco, io ho un dubbio, no? Come dire? Sì. Per quanto riguarda... te lo leggo io. Allora, praticamente, io e mia moglie la sera ci accingiamo a far l'amore, no? Bene.
E allora cosa succede? Adesso la faccio breve, no? Bene. Per fargli capire. Sì. È un problema, diciamo, sessuale, no? Noi cominciamo a fare l'amore. Ma... passano 10 minuti, 20 minuti, tre quarti d'ora, ci fermiamo un quarto d'ora di intervallo, ci facciamo un panino, una birra, riprendiamo. Poi, insomma, questa partita finisce 0-0, non funziona, non si conclude, ecco, non si conclude. Ah. Noi iniziamo a fare l'amore ogni sera. Incominciamo, però non portiamo a conclusione la partita. Quindi diciamo questo atto sessuale, ecco, è un niente di fatto. Sì, niente di fatto. Finisce 0-0, insomma. Non si sblocca il risultato. Come mai? Brigadier, forse una spiegazione ce l'avrei, diciamo. Sì. Ecco, lei con sua moglie, che posizione assume? Cosa c'entra adesso questa? Per capire un po' come funziona fra lei e sua moglie. Quindi ha bisogno di capire. Allora, niente, noi facciamo la posizione, quella che conosciamo, quella è la posizione classica, quella del missionario. Posizione del missionario? La posizione del missionario, la conoscerà sicuramente, quella dove praticamente la donna è sotto e l'uomo è... Sì, vabbè, sopra. Ci censurano. Per capire al dottore che... la donna sotto e l'uomo sopra, che è missione, insomma. Quella è la missione. La missione. Abbiamo capito. Sì. Quindi la donna, sua moglie sotto, lei è sopra, che fa la missione, diciamo. Sì. E da quanto tempo state praticando questa posizione? Quanto tempo? Abbiamo fatto sempre quella posizione. Da quando ci siamo sposati, da 20 anni. E lei da 20 anni fa sempre questa posizione? Sempre. E abbiamo trovato la soluzione, allora. Abbia pazienza. L'atto sessuale tra marito e moglie ha bisogno di fantasia, di varianti. Veramente. Allora, facciamo una cosa. Come si chiama sua moglie? Grazia. Allora, lei stasera torna a casa, la chiami. Grazia, facciamo l'amore, però questa volta cambiamo la posizione. Sì. Io mi metto sotto e tu, Grazia, ti metti sopra. Dottore, ma com'è? Non funziona in discesa, figuriamoci in salita. Ragazzi! Dottore, ma che razza di consiglio? Arrivederla allora, brigadiere. Ci censura, non si può fare questa cosa. Quanto manca a Baldi Giovani? 2 minuti, che facciamo? Ci facciamo una barzellettina a noi? Che dici? Dici che stavo al telefono? Sì. Ti chiamo Annabella. Ok. Pronto? Annabella! Umbi, ciao! Ciao, senti, io sono in villeggiatura. Ah. Senti, sono a Cortina. Ah. Sono sotto zero. Ah. Fa un freddo. Io sono alle Maldive, sono sotto a 1, fa un caldo. Mamma mia, era fascia protetta, fortunatamente, però questa fascia si rimpalla in una replica, allora, ok, ci suggeriscono dalla regia, noi siamo così limpidi che facciamo trasparire anche, insomma, quello che ci dice il backstage. Quindi a questo punto, se voi poteste vedere che cosa non combinano dall'altra parte, allora, giustamente, essendo un programma radiofonico, giustamente, poiché mancaci tantissimo il nostro Guruccio, abbiamo pensato di lanciare una canzone di Uccio e di Daniela. Che dite? Come farebbe lui? Nel video. Vai, tutti a fare l'imitazione di Uccio. Tutti a fare l'imitazione. Vedere adesso che cosa. Lo devo dire. Io sono uno che per niente si accontenta e che tutto il possibile vuol fare, che pur stancandosi non si lamenta e non smette mai di improvvisare. Ogni giorno dalla sera alla mattina penso a come la mia vita migliorare e poi mi dico basta una risata e in un momento solo la giornata cambia già. E tutti gli altri d'ora in poi voglio avvisare, ci vuole molto poco per la felicità. Ridi con noi e vai avanti, anche se poi i pensieri sono tanti. Ridi con noi e stringi i denti, di bene e meglio tutto quanto cambierà. Io sono uno che per niente si accontenta, ma certe volte mi trovo a ricordare che vecchi tempi facevo il ragioniere, le ore erano nere, me ne volevo andare. A dire barzellette ho cominciato e tanti pomodori mi han tirato, ma dopo mi hanno meglio conosciuto, gli sono assai piaciuto e son rimasto qua. E voglio a tutti quanti ricordare, ci vuole molto poco per la felicità. Ridi con noi e vai avanti, anche se poi i pensieri sono tanti. Ridi con noi e stringi i denti, di bene e meglio tutto quanto cambierà. Se
gran felicità. Ridi con noi e vai avanti, ridi con noi e stringi i denti, ridi con noi e vi contenti, ridi con noi, sì con noi, ridi con noi, sì con noi, solo con noi, sempre con noi. Una delle più fortunate sigle del mondo. Che mette allegria, mette allegria. Tanta, tanta. Ma noi sentiamo squillare il telefono. Regia, che sta succedendo? Chi sarà? Nessuno, non nessuno. Parlano. Va bene, allora, siccome il tempo è tiranno, si è fatta una certa, ci squilla il telefono, diamo un'ultima possibilità. Aspetta. Pronto, devi ridere di più, chi parla? Pronto? Pronto? Non essere timido. Non è pronto. Volato in cielo, che brutta cosa, Tony. Va bene, allora, siccome il tempo è tiranno, si è fatta una certa, dobbiamo andare a mangiare. Noi abbiamo fame. Sì. Noi andiamo a mangiare aspettando i cannoli del nostro adorato guruccio. Arriveranno a Namaquat. No. Ringraziando di cuore Umberto Sardella. No. Allora. Brando Rossi. Grazie a voi, grazie. La meravigliosa Daniela Desideri. Yuppie. La bella Giordano. È il nostro guruccio che comunque aleggia su di noi, pieno di baci, pieno di baci e pieno di cannoli. Vi salutiamo, vi rimandiamo a domani. Ma no, ma i cannoli dolci, vi aspettiamo domani, mi raccomando. Grazie di cuore per essere così copiosi, che significa tanti tanti. Condividete la diretta se volete, esatto, e continuate a quindi seguire. Fate copioni simpaticissimo. Perché i comici devono sempre parlare, non capisco. grazie di cuore, vi auguriamo un ottimo proseguimento di giornata, una buona vita e grazie. Continuate a seguire i social di Radio Popiz. Poi noi siamo anche su YouTube, c'è cioè esatto, il canale ufficiale di Uccio De Santis. Siamo ovunque. Un'ultima pubblicità. We are everywhere. Una pubblicità alimentare. Bevete latte di cervo. Ciao a tutti, chi non beve latte di cervo è non è felice. È meglio che non lo beve. Ciao. Ciao.